La preghiera della notte. Questa preghiera si chiama così perché si fa mentre la persona interessata sta dormendo. Gesù stesso provvederà a svegliarci quando questa dorme. Si recita mentre la persona dorme, perché il fine di questa preghiera è guarire il subcosciente della persona. E il subcosciente è sveglio quando questa sta dormendo. Durante questa preghiera prestiamo a Gesù tutto il nostro essere. Lo invitiamo a venire con noi dove si trova la persona. Lui la può amare in animo e corpo e noi lo accompagniamo con lo spirito. Preghiamo su di un'area della vita della persona che è danneggiata. Può essere una malattia fisica, una mentale, può essere un disturbo, può essere un problema che attanaglia la vita di questa persona, qualsiasi cosa. Generalmente questa preghiera dà buoni risultati. La cosa più importante è farla con perseveranza per almeno 3 settimane. Se qualche volta, in particolare di notte, dovesse essere saltata perché la persona non si è svegliata o magari di giorno se ne è dimenticata, non deve preoccuparsi, perché è Gesù che guarisce e Lui conosce ogni cosa della persona alla quale è indirizzata la preghiera. Si può continuare il giorno dopo senza porsi alcun problema. Recitiamo adesso la preghiera per una persona che a noi ci è cara. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, credo fermamente che Tu sei tutto. Tu puoi e vuoi per tutti il nostro miglior bene. Ora Ti prego, avvicinati a questo mio fratello che si trova nel disagio e nella sofferenza. Io Ti seguo in adorazione con il cuore e con il mio angelo custode. Poni la Tua santissima mano sul capo per fargli sentire i battiti del Tuo cuore. Fagli sperimentare il Tuo ineffabile amore. Rivelagli che il Tuo Padre Divino è anche Padre Suo e che tutti e due lo avete amato da sempre e gli siete sempre stati vicini, anche quando Lui non vi pensava e non vi amava quanto doveva. Gesù, assicuragli che non c'è nulla da temere e che ogni problema e angustia si possono risolvere col vostro aiuto onnipotente e con il vostro ineffabile amore. Gesù, abbraccialo, confortalo, liberalo, guariscilo, specialmente in quella zona e da quel male, da quella sofferenza di cui soffre. Amen. Mio Signore Gesù, grazie per il Tuo ineffabile amore. Grazie perché non vieni mai meno alle Tue promesse. Grazie per le Tue meravigliose benedizioni. Grazie perché Tu sei il nostro Dio, la nostra vera gioia, il nostro tutto. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il Suo volto su di noi e ci dia la pace. Un caro saluto a voi tutti. Vi aspetto nel prossimo video, sempre dall'Incensiere d'Oro. E mi raccomando, iscrivetevi al canale sia di YouTube che di Facebook, così potete seguire anche le dirette. Grazie a tutti. Dio vi benedica.